Io metto le mani avanti, il video che andremo a reagire oggi sarà un po' particolare, forse l'avrete letto dal titolo. Quindi nel caso vi facciano vomitare certe cose, vi consiglio di chiuderlo ora. Sì! Bentornati sul canale, io sono Nex e siamo oggi qua in un nuovo video. E ho trovato una serie di video come questo che ti mostrano come gli insetti fanno a farsi una gran non per un motivo particolare, diciamo che potrebbe essere però un bagaglio culturale da portarci dietro. Un domani potremmo dire di sapere come magari si accoppino. La butto lì, i lombrichi. L'odore è già di piccante. Che possa servire non lo so, però nel caso vi chiedo prima di cominciare un bel pollicione in su, iscrizione e campanella per essere aggiornati se c'è qualcosa di nuovo. Ma partiamo con la prima, abbiamo le cavallette. Che spettacolo meraviglioso, abbiamo due cavallette attaccate come i Lego. Ora io non so distinguere il maschio dalla femmina, ma presumo che quello qua che urla sia il maschio, anche se più che altro è un trisom. Ok, vabbè, penso che sia, sembra più un parto, perché sembra che lui debba uscire da lei. Sì, ma no, veramente il maschio sembra in preda a uno spasmo, oppure è in preda veramente a essere violentato dalla femmina, non ho capito. O magari è rimasto intrappolato, cos'è sta cosa qua? Io penso che quella lì sia la femmina. Solitamente nel regno animale la femmina è sempre più grossa del maschio, non capisco per quale ragione, ma presumo per la prole o per robe, o perché magari c'hanno la gerarchia della regina, non ho idea. Però, cosa diavolo le sta uscendo dal culo, in poche parole? Bella che sono io che ho scelto di fare questo video, bella che l'ho scelto io, cioè non è che io potevo andare a fare qualsiasi altra cosa, no, fa quello. E dopo una bella chiavata si mangiano non so cosa. Ok, ho scoperto che praticamente durante il rapporto tra due cavallette il maschio è come molestato, e anche perché vedendolo gesticolare in questo modo lo vedo più in pericolo che in un atto di... Abbiamo il cervo volante, immagino, prossimo animale. Ok, ditemi a che minuto avete sboccato, io intanto già gli scarafaggi mi fanno tremendamente schifo, se... Cosa aspetta? Che è la chiavetta USB? Aspetta. A parte che c'è la più grossa delle sue gambe. Mamma mia, ma è un ri... Ma qua stia fermo con quel coso, lo metta via. Cosa fa? Faccia... A parte che la... Beh, la femmina non sembra tanto volenterosa di essere punta da... Fa cagare. Sì, fa schifo. Cioè, ovviamente fa... Che non è... Beh... Aspetta, aspetta, aspetta. Ho visto male o c'ha la pinza nel c***o? Perdonate la terminologia molto molto schietta e avete capito? Ma no no, beh, va avanti, va avanti. C'ha una pinza? Cioè c'ha una pinza? Onestamente non ho capito che ci deve fare con l'utero la Macedonia. Cioè più le... Guardalo che si apre! Ma cos'è? Una pianta carnivora? Sì sì. Le cimici, ovviamente. Vabbè, ok, le cimici, ragazzi, c'è poco da bloccare, evitare, ormai l'ho viste, quindi. Le cimici chiamano esattamente nella posizione più scomoda del mondo, come due tartarughe ribaltate. Però a differenza delle tartarughe, queste hanno una peculiarità in più, ovvero il far tremendamente c***o. E quindi potrete dire in vita vostra di aver visto l'organo genitale riproduttivo di una cimice. È bagaglio culturale. No, no, basta più. Anche, ecco, meno male che dura poco. Veloce e indolore, almeno quello. Le coccinelle, le coccinelle sono brave e buone, almeno loro. Le coccinelle saranno carucci. Ma cosa, cosa è un trapano? Ma ma cosa, ma questa è violenza. Questa è violenza, ma cos'è, ma la smetta. E poi vabbè, poi la zoomata tattica c'è sempre. Sì, ma cosa fa? Ma la distrugge! No, veramente, io spero che la coccinella chiavi una sola volta nella vita, perché se deve andare così tutte le volte, poverina sembrerà tipo... Avete presente quando aprite una salsiccia per metterla sulla griglia, che tipo paragoni un po' particolari? Abbiamo una formica, non posso andare troppo nello specifico su questi video, perché se non c'è su YouTube, c'è solo su Dailymotion, ci sarà un motivo. E spero che YouTube capisca. Abbiamo la formica regina. La madò. Cioè, scusate, questa è la femmina e questo è il maschio. Cioè, è come il meme della chiavetta USB con il tipo di 4 metri e la tipo di 1,50 m. In questo caso, però, è il contrario. Cosa fa? Ma cosa vuole? Ma come fa? Ma come fa? Ma lei lo spacca? Ma come fa? A parte che poi lei, meno male che non c'ha la sorpresa, altrimenti. Lui è lì bello stravaccato. Lei, che è 4 volte lui, sta lì a dire: speriamo che cominci. Mentre magari lui è già quasi finito. Molto bello, signora formica, veramente interessante vedere come lei chiava da seduto e come abbia finito e le dà la mancia. No, va via, ok, va bene. Che cos'è sta cosa? Che cos'è? Ma cos'è? Gli ha staccato il corpo al maschio? No, cos'è sta cosa? Non voglio saperlo, perché è una domanda retorica che faccio a me stesso, ma non voglio sapere cos'è. Ma cosa l'è? Ma cos'è? Ma non si lecchi, ma la smetti! Ma l'ha rotta. Cioè, fammi capire, un coso di un centimetro quale questo, scusatemi, questo che è grande come un, penso, una falangina d'un dito. Cioè, dopo che ha fatto il suo lavoro, la fa andare via così. Cioè, l'ha spaccata lui allora. È il moderno Rocco delle formiche. Signor, non si com... non faccia... Ma sta perdendo le ali. Non so perché perda le ali, ma... Oh, magari, non penso ci muoia, cioè, non è che muori se devi riprodurti, sei la femmina. Morire mentre ti riproduce è un po' strano, anche perché poi la specie se ne va a ramengo. LOL!
No, adesso sta bene. Oggi ha fatto un po' scena per non far sfigurare il maschio, ma comunque lei l'ha persa e sembrava in notevole difficoltà. È il maschio, raga, sembra un burattino, ma è tanta robina. La mantide, so come funziona con la mantide, quindi ho paura. Allora, fammi indovinare, maschio o femmina? Immaginiamoci dunque la scena. C'è la femmina che sta mangiando, il maschio vede la femmina e le salta addosso. Me lo sto immaginando tra gli umani, ma quello viene chiamato comunque stupro, e quindi no. Ok, abbiamo, ok, la s'aggrappa, perché s'aggrappa. La femmina è come al solito nel regno insetto, tipo enorme nei confronti del maschio. Questo è il barbagallo del maschio della mantide, che c'ha i denti. Bargasma, sembra due batteri, si è aperta. Si sta aprendo, si chiuda per favore. Ok, aggiungiamo ora al bagaglio culturale il fatto di aver visto la fagiana di una mantide. Va bene, è sempre, ripeto, è sempre cultura. Anche se porca miseria, basta! Ma per favore, la smettiamo di andargli lì con la camera a filmare fin nel buco. Va bene una... Dopo 10 ore, perché chiamano per 10 ore. Scusate, ma voi cameraman non andate fin dentro lì. Va bene un pochino più indietro. Solo che si veda che c'è la congiunzione, non voglio andargli dentro lo sfintere. Porcanno il boia. Vabbè, comunque dopo 10 ore stanno ancora facendo dopo... Cioè, loro stanno ancora lì dopo 10 ore. Il maschio ha perso. Lo so che la femmina mangia il maschio, ma la, cioè, non è che l'ha mangiato, l'ha masticato. Ok, dopo 10 ore lei ce l'ha ancora, gli ha aggrappato. Ma sta pompando. Ma pompa da morto. Ma dopo 10 ore da morto pompa ancora. Oh signore, io qui ci rimango. Ma che cos'è, un pistone idraulico? Non c'hai manco pulcetto e non ragiona più, va solamente col pipo. È vero che c'ha un secondo cervello la mia, però cioè l'amantide maschio, anche col cervello demolito, masticato, morto, e comunque durante l'atto, anche se non capisce più una sega e penso non sia più di questo mondo, c'ha il barbacoso che sta lì a mille a darci dentro, con ancora lei che tranquilla si fa ispezionare, per usare un termine che può piacere a questo sito, e poi in futuro avere la prole. Ma ora è una domanda che vi faccio, perché non lo so: le mantidi tipo mangiano la testa del maschio, ma poi tipo divorano anche il resto del corpo, o gli mangiano la testa e poi una volta finito lo mollano lì e poi lo mangiano le formiche? Nel caso un tentato stupro dalla parte del maschio è diventato che la femmina si è fatta la chiavata e in più gli ha mangiato la testa, quindi sempre comunque nel regno animale l'uomo lo prende in quel posto, che gli piaccia o no, l'uomo è sempre bullizzato tra gli insetti. Ma è una cosa... Ma che è il circo? Cosa sono ste cose? Ma sono libellule. Come si chiamano ste cose? Non sono libellule, perché sono più strette. Sono tipo... Sono le damigelle. Cioè, ora perdonatemelo, però io penso questa sia la femmina. E c'ha essenzialmente la coda, o quello che è, che sta strangolando il maschio. Mentre il maschio c'ha, diciamo, il suo attrezzo che viene letteralmente introdotto là. Ok, beh, lo zoom ovviamente non può mancare per delle visioni molto celestiali. Le damigelle si accoppiano in questo modo. Abbastanza, devo dire, sghembo. E secondo me non è manco troppo comodo. Soprattutto per la morsa al collo, sembra che fosse quella e no. Ah, non lo so io. Abbiamo le mosche, saranno in mezzo nel letame, non lo so. Abbiamo... Cioè, le mosche, vuoi farmi capire che loro chiamano a pecora? Cioè, la mosca così. Buai. Invece io pensavo che andassero una sull'altra, in questo caso una dritta, una in posizione orizzontale. Molto basic, poca fantasia. Però vediamo, magari le farfalle sono più ingegnose di una mosca che... Sì, in effetti la farfalla sta calciando i maroni al compagno, e quindi oppure il maschio che calcia il suo cavo perché non funziona. Non so chi dei due sia il maschio, se questo sia il maschio. Nel caso è la femmina che gli calcia i maroni, avrebbe senso. Avrebbe se... Sì, sì, gli calcia il... Glielo calcia, ok. Durante il rapporto immaginatevi sta farfalla che prende a calci il maschio là, mentre adopera il suo ruolo di... Coglione. Io vi ripeto, non mi soffermo troppo perché ho paura di venire bannato, anche se sono animali e sono cose che non penso di non fastidio a YouTube, ma... Non voglio rischiare il ragno cammello. Un ragno cammello. E come si riprodurrà mai sto ragno cammello? Lo signor... Le ha saltato addosso. Cioè, forse un po' come la mantide opta per lo stupro, anche se non so se poi la femmina del ragno cammello lo mangi. Penso sia il maschio quello che ci abbia adesso la tipa bloccata, perché non è che la femmina penso sia così avviperata da bloccare un maschio. Poi magari nel regno animale può succedere tutto, ma vedendo che la femmina ha diciamo, il bulbo più grosso, immagino che quello lì più sottile sia il maschio. Ma la tattica non mi sembra molto da... ti va, è più che altro un facciamolo e basta. Questo non voglio capire cosa sia, ma voglio immaginare che il ragno cammello sia in una non consenziente situazione dove cerca di avere dei figli a discapito della compagna.
Quindi il ragno cammello utilizza come tattica di riproduzione, dato che comunque non è morto perché è scappato, cioè è andato via anche lui, lo stupro. Cioè loro hanno come rito sessuale lo stupro. Me la sto immaginando io, magari è un rito e non lo so, ragazzi, però primo occhietto sembra, porca miseria, che non è che sia lei tanto volenterosa di quest'atto, anche perché l'ha piegata a metà. Non lo so, magari se qualcuno è esperto e magari questo è un rito dove anche l'uomo è un gentleman, non lo so, l'uomo intendo il maschio, fatemelo sapere, perché sembra che la stia picchiando e poi addirittura lui si mette a fare una mossa di wrestling, non questa ma quell'altra, dove tipo, ecco, è tipo totalmente contorto e va, diciamo, ecco, rendersi disponibile per mettere incinta la signora. Ragno saltatore. Ora me lo immagino tipo la mantide, cioè salto in lungo, salto sopra e tanti saluti cari. Quindi eccolo lì, abbiamo il maschio con la femmina, che penso sia quella lì più chiara. E così. Cioè, quindi fatemi capire, stessa specie, ma abbiamo il ragno cammello che quando vede la compagna la mena tipo Mike Tyson sul ring, addirittura la comprime come un file zip, non immagino manco il dolore di ritrovarsi con il culo in faccia, mentre il ragno salterino semplicemente abbraccia la compagna e fa una specie di incastro, anche se non ho capito se le stia s***ando la faccia, anche se è brutto dire così, perché letteralmente questo è come fanno loro, che poi magari pure lui la sta strangolando e non ne ho idea, però nel caso l'ho vista meno sofferente rispetto a quell'altra che era tipo tutta piegata a fisarmonica. Abbiamo una livella utilizzavo io in cantiere. La rivellia. Cos'è la rivellia, ragazzi? Non so nemmeno. Tipo una formica? C'è una formica. Cosa fa? Ma si aggancia. Ma cos'è sto schifo? Scusate, lo schifo è, cioè, è normalissimo, però vedere sto coso che le va addosso, perdonate se blocco il video, ma non l'ho mai visto, cioè lo vedo per la prima volta assieme a voi, quindi non è che l'ho già visto, eccetera eccetera. Cioè lui arriva da dietro, presumo sia il maschio, arriva da dietro che prende l'iniziativa, cioè lei lì che sta mangiando, anche lui, ma lui nel mentre che mangia, cioè, immaginate di farvi un panino e nel mentre, ecco, la blocca, arriva lì, prende il pipo, glielo caccia e già gli ficca dentro qualcosa che non so cosa sia, tipo una specie di gelatina, boh, mettiamola, gelatina alimentare, e si mette sopra di lei a fare uno scambio culturale, mettiamola lì. E diversamente da questo, quando finisce lo tira di fuori, che tra l'altro ce l'ha 4 metri, cioè in paragone sembra quello di un cavallo. Lei quindi poi continua a mangiare e tanti saluti. Ok, quindi fatemi capire un attimino. Il loro riprodursi è praticamente la femmina mangia un panino, il maschio mangia un panino, al maschio gli prende il grifo, va dalla femmina che sta mangiando un panino, fa quello che deve fare mentre lei continua a mangiare il panino, e quando lui ha finito lei sta ancora mangiando il panino e lui se ne va. È veramente disgustoso, ma allo stesso tempo sicuramente da meno problemi che al ragno cammello che si ribaltava come un involtino. Insetto stecco. L'insetto stecco non l'ho mai visto in real life. È un bel insettoccio, è tipo, non è bruttissimo, ragazzi. Gli insetti c'è di molto peggio. Mannaggia il libro. Lo scarafaggio che c'ha il capo che s'apre così è molto peggio. Ok, si stanno avvinghiando. Sembrano veramente, ragazzi, due bastoni di legno, quelli che mettiamo nel fuoco d'inverno. Si sono agganciati, ok, una riproduzione abbastanza classica, vedo una posizione tipo Jack Rose sul Titanic prima che sbatta. Abbiamo la marmellata, perché come lubrificante la marmellata penso sia perfetto, e fanno quello che devono fare. E basta, insomma. Bravo! Poteva anche non farmi vedere la marmellata, però già che c'è lo scorpione voglio prepararmi al peggio. Presumo che il più grosso sia il maschio, non lo so, ma presumo. Poi magari mi sbaglio, eh. Abbiamo loro che stanno tipo, non so come si faccia a riprodursi danzando in questo modo, ma nel caso, mamma mia che pungiglionazzo. C'è la, ok, la morso tipo. Non ho capito niente, cioè loro si agganciano, cominciano a fare questa specie di danza. Lo riguardiamo perché non ho capito niente neanch'io. Fanno sta danza e praticamente arriva al punto che, diciamo, si mordono. E quando si mordono, la femmina o il maschio, quello che è, prende l'altro e lo butta via. È un po' come andare a prostitute però tra gli animali. Cioè nel senso, quando ho finito non mi serve più vattene. E mica scemo lo scorpione, così non si deve beccare il mantenimento. A parte le boiate, non so se questo sia effettivamente un, cioè veramente, onestamente io penso che non abbiano il cabbo in faccia, e questa presumo sia la loro faccia, quindi non lo so come facciano a fare quello che devono fare così, ma se si riproducono in questo modo, buono a sapersi. Nel caso fatemi sapere se quello che è stato lanciato via era la femmina o il maschio. Comunque, se questo era il... No. Ora ho capito perché questo video non era su YouTube.